Non ero a conoscenza della situazione. Ho pensato che la cattura di quest'uomo aiuterebbe la nostra iniziativa. No, questo non doveva succedere. Ho detto a minacciare. Solo una minaccia. Non possiamo permetterci di coacquisire una grande figura politica. Che cazzo è questa? Perché il primo ministro è qua? Giacomo ha rapito il primo ministro. I carabinieri ci hanno attaccato. Se io non l'ho preso in ostaggio, saremmo stati tutti arrestati da ora. Non avevo un'altra scelta. Testa di cazzo, per questo motivo ti ho detto di fare attenzione alle tue azioni. Cosa facciamo adesso? Stai zitto a tenere una stretta di testa in te stesso. Quello che è successo è successo. Cosa facciamo adesso? Che cosa faccio? Testa di cazzo! Sia Giacomo a capire cosa fare! È colpa sua! Non mi credo, dai! Stai zitta! Tuo marito è smesso di nostri uomini, la tua presenza è già una maledizione! Il tuo parente è anche un carabiniere, cosa vuoi allora? Come osi parlare della mia famiglia così? Silenzio, tutti zitti! Ho bisogno di pensare. Dovremmo usare come strumento di contraddizione. Facciamo girare questo a nostro vantaggio. Impariamo del piano del governo contro di noi e quindi possiamo trattare per liberare i nostri compagni arrestati. Si può anche chiedere di cancellare i nostri casellari giudiziari. Sì, sì! Rimpiangerete quello che avete fatto. Stai zitto, ti offriremo qualcosa in nostro aiutare. Questo è inutile, lui non cooperà. Lo faremo cooperare. Voi siete pazzi, pazzi. Allora, abbiamo alcuni gentili richiesti. Prima, starai liberato dato che queste condizioni si hanno realizzato. Vogliamo sapere il piano del governo contro di noi. Due, vogliamo i nostri amici che sono stati arrestati siano a essere liberati. Tre, vogliamo che i nostri casellari giudiziari sono cancellati. Facile, no? Vaffanculo, figlio di puttana, non vi dire una merda. I carabinieri mi già stanno cercando. Il vostro quartiere generale sarà distrutto prima di realizzare che voi siete in carcere. Giulia, vai a prendere Lorenzo. Ancora tardi. Questo è l'uomo. Sì. Dimmi qualcosa. Non è troppo duro, eh? Giulia, vieni con me. Lorenzo, scroppi ciò che sa. Vedremo, pronto, caro. Vabbè, sai che quando ero nell'esercito sono stato anche il migliore interrogante. È sempre una buona idea di cooperare con me. Se no, le cose finiscono sempre, sempre male. È un scelto molto semplice.
Dimmi cosa voglio sapere. Promessi tutto e nessuno si fa male. Se no, questo piccolissimo interruttore ti va in testa. No, non sono il vostro schiavo. Un imbecille, se sei il primo ministro devi avere un ricervello, no? Perché fai l'imbecille? In 5 minuti tu non sentirai mai i tuoi bracci e poi tutto il tuo corpo. Essere molto doloroso, no? Puoi ancora fare una scelta. Non devi essere così. Se te frega un cazzo dell'opinione del pubblico, questo non sarebbe successo. Perché dai un cazzo dei puttani d'americani? Non capite? Davvero? Vediamo, dai. Cosa ha detto? Niente, lui è inconsciente, non serve per niente. Cazzo. Te l'ho detto, cosa facciamo ora? Dobbiamo ucciderlo. Non abbiamo una scelta. Siete tutti matti, questo non deve succedere. Cosa ne pensate? Ucciderlo. Sì, capo. Ti ho lasciato! No, 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 no. Te l'ho detto, cosa facciamo ora? Dobbiamo... Te l'ho detto, cosa facciamo? Io non lo sapevo. Niente! Lui è inconsciente. I was so my character! We're doing it, right? I'm gonna try to follow you. This thing is not the right height, by the way.